Alessandria ed Acqui Terme si trova uno dei monumenti medievali più importanti del Piemonte, l'abbazia di Santa Giustina di Sezzadio. L'edificio conventuale come appare oggi è formato dalla chiesa, da alcuni edifici rurali e dal complesso Villa Badia, sviluppatosi sulle fondamenta del preesistente convento benedettino e che oggi ospita ricevimenti ed eventi. L'abbazia risale all'XI secolo e, nonostante i restauri del XX secolo, mantiene l'originario impianto romanico con elementi gotici. Severa e suggestiva nella sua imponente facciata in cotto, scandita da lesene e coronata da archetti pensili. L'interno a tre navate si presenta con volte a crociera e conserva le decorazioni ad affresco di scuola lombarda dei secoli 3-400. Le absidi sono ricoperte da estesi affreschi tardogotici risalenti alla prima metà del XV secolo. Nell'abside sinistra si trovano le storie della Vergine della metà del 300, mentre in quella centrale si notano scene della Passione ed un giudizio universale dei primi del 400. Decorazioni cinquecentesche sono visibili anche sulle colonne. La parte centrale del presbiterio è rialzata sopra una cripta di epoca ancora più antica, cui si accede dal transetto meridionale. La cripta, molto suggestiva, presenta ancora perfettamente conservato il grande pavimento a mosaico risalente al IX-X secolo.